Le galassie sono sistemi di stelle, nebulose, gas e polveri interstellari, materia oscura, sistemi planetari, tutti elementi tenuti insieme dalla reciproca forza di gravità. Le dimensioni variano dalle più piccole galassie nane, contenenti milioni di stelle, alle grandissime galassie giganti, contenenti miliardi di stelle. Si stima che la nostra galassia, la Via Lattea, contenga qualcosa come 200 miliardi di stelle. Ci mettessimo a contarle tutte, una, due, tre, una dopo l'altra, ci metteremmo 6.000 anni. Praticamente, se avessimo iniziato a contarla al tempo degli antichi egizi, senza mai fermarci, non avremmo ancora finito. Le galassie vengono classificate dagli astronomi in base alla forma con cui ci appaiono. Ci sono delle galassie ellittiche, che hanno appunto la forma di un'ellisse che può essere più o meno schiacciata, e in queste le stelle sono uniformemente distribuite. Ci sono poi le galassie a spirale, in cui le stelle sono distribuite principalmente su dei bracci di spirale che si dipartono dal centro. Questi bracci di spirale possono essere più o meno chiusi su loro stessi. Se la galassia spirale presenta una barra dal centro, da cui poi si dipartono i bracci della spirale, allora questa assume il nome di spirale barrata. E anche in questo caso i bracci della spirale possono essere più o meno chiusi su se stessi. Oltretutto, se avete fatto caso, io ne ho sempre disegnati due di bracci della spirale. In realtà esistono galassie spirale che hanno un braccio solo, oppure galassie spirale che hanno tanti bracci, anche in questo caso più o meno chiusi su se stessi. E ricordate che io li ho sempre disegnati in senso orario, ma ci sono anche delle galassie che ci appaiono con dei bracci di spirale andare in senso anti-orario. Tra il gruppo delle galassie ellittiche e il gruppo delle galassie spirale troviamo il gruppo delle galassie lenticolari, che sono delle galassie che cominciano a presentare le stelle distribuite in strutture più o meno circolari, quindi rappresentano un po' una classe di passaggio. E infine esistono delle galassie la cui forma è talmente peculiare e strana che non possono rientrare in una di queste classi e quindi vanno a formare una classe a parte, che è la classe delle galassie irregolari. Ora che abbiamo visto le diverse forme che le galassie possono assumere, non ci resta che scegliere quella che preferiamo per disegnarla in grande. Io scelgo questa, una galassia a spirale barrata con i bracci mediamente aperti, perché questa è la forma della nostra galassia, la Via Lattea. Con la matita andiamo a delineare le varie strutture che poi riempiremo di stelle. Disegniamo nel centro del foglio un piccolo ovale che rappresenta il nucleo della nostra galassia e lo orientiamo nella direzione della diagonale del foglio. Intorno ad esso disegniamo un'ellisse molto più grande che rappresenterà i confini della nostra galassia. A questo punto andiamo a lavorare sul centro, aggiungiamo la barra, abbiamo detto che la Via Lattea è una galassia spirale barrata, e aggiungiamo delle linee curve che rappresentano i bracci della spirale. Guardate bene, vanno tutti dalla stessa direzione e si possono anche sovrapporre un pochettino. L'importante è che non si tocchino mai. Una volta che siamo soddisfatti dei bracci di spirale che abbiamo aggiunto, non ci resta che riempirli di stelle. E lo facciamo aggiungendo delle stelle sotto forma di puntini più o meno grandi e di tutti i colori che vogliamo. Vedrete che è un lavoro un po' lungo, ma vedrete che alla fine il risultato è davvero garantito. Qua il risultato finale. La nostra galassia è riempita di stelle. Io ho fatto tutte le stelle con la punta del pennarello, andando a giocare sulla pressione, appena sfiorando il foglio per avere stelle più piccole,
o premendo un po' di più la punta del pennarello sul foglio per avere stelle via via più grandi, ovviamente senza esagerare per non andare a rompere la punta del pennarello. Io personalmente ho lasciato il giallo come ultimo colore e questo mi ha permesso di andare a riempire quegli spazi nel disegno rimasti un pochettino vuoti senza però rendere il disegno troppo scuro. E vedete, qui ho aggiunto un braccio di spirale e qui ho messo qualche ammasso di stelle. Se non sapete quale galassia scegliere perché vi piacciono tutte, allora la cosa migliore è disegnare un'area di universo molto più ampia che contenga diverse galassie. In questo caso andremo a disegnare sul nostro foglio delle piccole galassie di forme svariate, in modo da riempire tutto lo spazio a disposizione. La tecnica è sempre quella, basta fare tanti puntini. Anche il telescopio spaziale si è cimentato in un'opera del genere e questo è il risultato, il campo ultra profondo di Hubble, l'immagine di un'area di universo grande un decimo dell'area della Luna piena e contenente circa 10.000 galassie.